Allora, siamo arrivati all'ultima delle sette colli. L'ultimo è, non possiamo dire certamente dulcis in fundo, insomma, neanche in cauda venenum forse. Il Viminale è la più piccola, come dire, la Cenerentola delle colline romane, perché misura solo 24 ettari. E almeno fino a epoca relativamente tarda non è molto conosciuta per monumenti di una qualche importanza. E tra l'altro oggi è quasi interamente costruita, in particolare nella parte centrale, che è quella occupata dal gigantesco Ministero degli Interni, no? Che, oddio, finire con il Viminale forse ha un suo aspetto ironico, insomma, visti gli eventi. Però, insomma, Viminale è una di quelle colline che, come Aventino e Quirinale, ha conservato un senso anche oggi. Ora, dicevo, è la più piccola, 24 ettari delle colline, la meno monumentale in antico e oggi, perché in realtà soltanto gli edifici, in gran parte solo gli edifici più esterni, più marginali rispetto alla parte più antica della collina, sono ancora oggi visibili e importanti e sono ovviamente rappresentati in questa immagine. L'immagine, come vedete, richiede un po' un'interpretazione. In primo piano si vede una grande sala voltata con chiaramente una piscina quadrata al centro, una statua all'ingresso, con un personaggio, una grande statua, in piedi, e un'altra in fondo, nella posizione quasi di un fiume, raiata. Passando un po' più a destra, si vede una, rispetto alla persona che c'è davanti, una gigantesca statua marmorea, che ha accanto, come vedete, un grande albero e ha in mano un fascio con qualcosa che non è difficile interpretare. Un grande edificio in fondo è facilmente identificabile, tanto vale dirlo subito, le terme di Diocleziano ovviamente. E poi c'è il problema dello sfondo. Ora, sulla destra dell'immagine, praticamente al centro dell'attuale piazza dei Cinquecento, c'era la porta Viminalis, di cui dovremo parlare ovviamente, che lascia quella, poi torniamo eventualmente. Qui ne parlerò quasi, non si sente bene? Allora, la porta Viminalis è questa strana porta che sembra non portare da nessuna parte, adesso ne riparleremo, l'ho già accennato, ci ritornerò. Eppure è centrale, in qualche modo, perché si pone proprio al centro della grande fortificazione dell'Ager, cioè la grande fortificazione che protegge il lato meno protetto della città, cioè quello orientale, dove non ci sono dislivelli praticamente, dove appunto la fortificazione delle mura serviane, che non metterei neanche fra virgolette ormai, tanto sono sicuro che siano di VI secolo, nonostante che ci sia ancora una polemica, ma insomma su questa non mi soffermerò. Praticamente al centro dell'Ager c'è la porta Viminalis, che è quella che sta proprio al centro di piazza dei Cinquecento, ci sono dei resti molto visibili, inquadrata dalla porta Collina, che qui è in alto, c'è la porta del Collis, torneremo anche su questa parola Collis, che è vicino al Ministero delle Finanze per intenderci, e in basso invece la porta Esquilina, che è conservata ed è quello che viene chiamato normalmente Arco di Gallieno, perché è stata poi dedicata, è la ricostruzione della porta Esquilina fatta in età augustea e nel III secolo dedicata a Gallieno, come mostra ancora l'iscrizione sui due lati dell'attico dell'arco, ma è la porta Esquilina. E la porta Viminalis, che al centro sembrerebbe in qualche modo la più importante, ma mentre sappiamo che dalle altre porte partivano fasci di strade diretti in luoghi ben identificati, per la porta Viminalis non abbiamo nessuna indicazione. E curiosamente questa cosa non ha destato la curiosità di nessuno, nessuno si è posto il problema sostanzialmente, che invece è un problema
importante. Ora, partiamo da zero, diciamo. Il Viminale, insieme al Quirinale, è inserito in una delle regioni ligustee, esattamente la Sesta, e prima è una delle regioni serviane, una delle quattro tribù serviane, e in quel caso è la tribù Collina, che comprende Quirinale e Viminale, che fanno parte appunto di un'unica regione, come del resto fanno parte di un'unica regione augustea insieme. Ed è la parola collina, come del resto la porta collina, che è la porta principale del Quirinale, è legata appunto a un termine collis, che è il nome che si dà soltanto a due colline, che sono Quirinale e Viminale. Il Quirinale e Viminale sono per eccellenza i colles, tutti gli altri sono i montes. Ci deve essere ovviamente la radice, si è detto, si è pensato a fatti linguistici, si è detto, va bene, sono le colline sabine, quindi io credo che in realtà collis è una parola perfettamente latina come mons, quindi ci deve essere una differenza sostanziale tra il gruppo delle altre colline, degli altri colli, e i due, Viminale e Quirinale, che devono avere proprio caratteristiche diverse. In realtà le hanno, perché mentre grosso modo le altre colline, specialmente quelle più vicine al Tevere, Campidoglio, Palatino e anche Aventino, sono relativamente isolate, anche se non totalmente, ma insomma si distinguono molto chiaramente, invece il Quirinale e il Viminale sono dei veri e propri promontori, perché si staccano dalla pianura di formazione vulcanica, perché il rilievo di Roma è un rilievo negativo, c'è un grande banco di formazione vulcanica in cui dei fiumicelli hanno ritagliato, hanno scavato delle vallate, il Velabro, come sappiamo. Ora, nella parte più orientale, il Viminale e il Quirinale sono collegati a questa pianura, quindi in realtà sono non colline isolate, ma veri e propri promontori. È possibile che collis indichi proprio questa natura fisica diversa, mentre i montes sono quelli isolati. Mi faccio subito un'obiezione, il Celio. Il Celio, tutto compreso, almeno parzialmente, ha lo stesso aspetto del Quirinale e Viminale, anche lui, anche il Celio si stacca dal grande pianoro orientale, e però nonostante questo si chiama Mons. Quindi lasciamo il problema aperto, comunque andava a posto. Secondo elemento, come vi dicevo, Quirinale e Viminale formano un'unità, fanno parte sia della Regio Collina della città di Servio Tullio, sia della Sesta Regio Augustea. In realtà sul Viminale noi non sappiamo molto, perché le fonti si limitano a darci solo caratteristiche generali, qualche iscrizione ci dà elementi sulla viabilità, e noi sappiamo che c'è un vicus collis viminalis, che probabilmente era la via che passava lungo tutta la collina, raggiungendo, andando a finire ovviamente alla porta Viminalis. Questa via è stata vista anche, come vedremo, all'inizio del Novecento, ma poi subito obliterata. Le costruzioni, diciamo, più monumentali sono nella parte più esterna, al di fuori in parte delle mura serviane, e sono appunto il grande edificio delle Terme di Diocleziano. Per delimitare diciamo il Quirinale dal Viminale, il Viminale dalla parte più settentrionale dell'Esquilino, che è il Cispius, cioè la collina su cui sorge Santa Maria Maggiore, insomma, per intenderci, ci sono delle vie molto chiaramente, per esempio il Vicus Longus, non so se che questo, che corrisponde grosso modo a Via Nazionale, ma molto grosso modo, è questo qua. E andava a finire alla Porta Collina, in origine poi è stato tagliato in parte dall'angolo dei Termini di Diocleziano, quindi deve fare una deviazione. Questo Vicus Longus distingue appunto a sud il Viminale, a nord il Quirinale. L'asse principale del Quirinale è l'Alta Semita, quel che confluisce verso la Porta Collina, e invece qui in basso
avete il vicus collis viminalis, che è quello. La distinzione fra viminale e quirinale, invece, viminale e cioè cispio, è l'attuale via urbana, che è l'antico vicus patricius. La via urbana la conoscete, è quella che più o meno ha inizio, diciamo, all'altezza di via Cavour, dove c'è la fermata della metropolitana in pratica, e va dritta andava dritta fino alla porta Viminalis, ora è sbarrata da costruzioni moderne verso la parte finale, ma andava dritta sulla porta Viminalis. Come il vicus collis Viminalis, del resto, vanno a confluire per uscire. E questa confluenza ci dice che in qualche modo questa viabilità è arcaica, perché è chiaro che questa confluenza indica che la porta Viminalis c'era già quando queste strade sono state fatte. E siccome almeno il Ficus Longus è una via arcaica, sappiamo che lungo di esso si trovava uno dei culti di fortuna attribuiti a Servio Tullio, che doveva trovarsi verso la metà della strada, probabilmente dove è stato poi costruito il Palazzo delle Esposizioni, vicino San Vitale, quindi. Perché facendo questo palazzo, alla fine dell'Ottocento, è stata trovata una stipe, cioè un deposito votivo arcaico di VI secolo, quindi dell'epoca di Servio Tullio, che è andato poi disperso, ma di cui resta un oggetto famosissimo che adesso potete vedere, se ne avete voglia, al Museo di Berlino, che passò a Helbig, poi insomma praticamente andare a fine a Berlino. Ed è il vaso detto di Duenos, che è una delle più antiche iscrizioni latine, incisa su un vaso triplice, quindi per chiaramente un vaso votivo, per un voto plurimo, un kernos, in cui si mettevano appunto vari prodotti per una libazione. E questa iscrizione è molto interessante perché è un'iscrizione di prima metà VI, siamo proprio nell'epoca di Servio Tullio, quindi non c'è dubbio che almeno il Vicus Longus è una via arcaica, ma ci sono anche altri motivi naturalmente. E anche questo confluire del Vicus Longus e dell'Alta Semita alla porta collina indica che c'è un rapporto stretto fra porte vie interne e vie esterne, perché poi dalla porta collina cominciava la via Salaria Nova e così via. E la via Salaria Nova, per quanto nova, è sempre una via arcaica. La via Salaria Vetus, che poi è una via preistorica, addirittura, che non veniva a Roma ma andava alle Saline, vabbè. Allora, vedete che la superficie della Velia è questa, e che in fondo del Viminale, e in fondo si colloca l'edificio gigantesco delle terme di Diocleziano. Ma non solo, ancora più esternamente, qui non si vede, c'era un ulteriore edificio in realtà più antico, che sono i Castra Pretoria, cioè il grande accampamento dei pretoriani costruito da Seiano per Tiberio, quindi all'inizio dell'età Giulio-Claudia. Questi due edifici sono gli unici edifici ancora visibili del Quirinale, almeno edifici monumentali, edifici pubblici, perché il Viminale era soprattutto, e sono uno di inizio dell'età imperiale e un altro della tarda età imperiale, il Viminale era soprattutto una zona residenziale di domus di lusso, come era del resto il Vicus Patricius. Vicus Patricius, la via dei patrizi, insomma, Vicus Patricius, dalla parte del Viminale, poi lo vedremo, e dalla parte opposta verso il Cispio, si trovavano alcune delle case più celebri, più note di Roma, insomma, forse una delle, tra cui quella da cui vengono, ma dal Cispio però, le celebri pitture dell'Odissea, che adesso sono al Vaticano, ma anche dalla parte del Velabro, poi vi mostrerò, ci sono case tardo repubblicane molto notevoli. Quindi la zona più residenziale che monumentale, che diventa pubblica quando vengono costruiti questi due grandi edifici, ripeto, uno all'inizio del primo secolo d.C., l'altro alla fine del quarto, alla fine del terzo, inizio quarto. Detto questo, il Quirinale, secondo Varrone e Festo, cioè Verrio Flacco, i due più grandi antiquari della fine della Repubblica e all'inizio dell'Impero,
sarebbe stato inserito, aggiunto alla città da Servio Tullio, e anche questo tutto compreso va bene, se noi leggiamo. E in realtà le fonti che abbiamo aggiungono anche l'Esquilino, quindi tutta la parte orientale della città, all'interno delle mura serviane, dell'Agger soprattutto, sarebbe stata un'aggiunta fatta nel VI secolo da Servio Tullio. Livio però è più preciso, Dionigi Alicarnasso eccetera, in realtà Livio dice che per questo enorme accrescimento della, della popolazione della città fu necessario ampliarla praticamente Servio Tullio aggiunse due colli, il Quirinale e il Viminale, e infine aumentò la superficie dell'Esquilino, dove lui stesso andò ad abitare. Quindi vuol dire, questa è una precisazione, è vero che fu aggiunto anche l'Esquilino, ma probabilmente solo la parte più esterna, più periferica. Quindi già una parte dell'Esquilino era compresa nella città più antica. Questa precisazione poi si perde nelle fonti successive, e si riusce senz'altro anche all'Esquilino. Tutto compreso, credo che questa indicazione sia valida, nel senso che le fonti poi aggiungono, De Viris Illustribus, Agerem fossasque fecit, e dopo aver aggiunto queste colline realizzò l'Agere e la fossa. L'Ager è quindi, questo si spiega molto bene, perché mentre le altre colline, che erano appunto isolate, si potevano fortificare diciamo senza difficoltà, noi sappiamo che probabilmente una prima fortificazione che amplia il Palatino è la Murus Terreus Carinarum, il muro di terra delle Carine, che è quindi un agere di terra, una levata di terra, che doveva essere sulle Carine, all'altezza delle Carine, il che non ci aiuta molto, perché la localizzazione delle Carine è una delle cose più discussa e meno facilmente localizzabile. Praticamente le ipotesi vanno da una zona immediatamente dietro la basilica di Massenzio, almeno una parte di via dei Fori Imperiali, e la zona di Villa Rivaldi fino alla via del Colosseo. Questa è la mia tesi. Poi c'è una tesi invece che addirittura porta le Carine sul cosiddetto Fagutal, che in realtà non è il Fagutal, cioè la zona di San Pietro in Vincoli, e c'è un'ipotesi intermedia che la mette, diciamo, intorno alla via del Colosseo. In ogni caso, mi sembra più probabile, proprio anche per questo muro Terreus Carinarum, che la fortificazione fosse proprio sulla zona dove c'era anche il Tigillum Sororium, cioè questa porta antichissima che si trovava grosso modo, diciamo, di fronte al Colosseo, guardando verso via del Colosseo. Vabbè. In ogni caso, mi pare che tutto compreso, in queste poche righe noi abbiamo, è chiaro che chiunque abbia voluto introdurre le tre colline orientali, Quirinale, Viminale e Esquilino, alla città più antica, cioè Capitolina Palatina, e Celio anche se vogliamo, deve per forza aver creato una fortificazione artificiale di grande rilievo, perché è una zona totalmente priva di difese naturali. E quindi l'Agere e la fossa sono stati fatti contemporaneamente a questa annessione, non c'è dubbio. Quindi tutto compreso, ognuno di questi elementi si lega all'altro e ci conferma ancora una volta che la dimensione che assunse la città nel VI secolo è proprio quella determinata dall'Agere, e quindi con l'inclusione delle tre colline orientali. Ora, nei cataloghi regionali, cioè in questa lista di edifici, luoghi di età tardoantica, post-costantiniana, che sono documenti, probabilmente presi da documenti ufficiali, che ci danno i nomi regione per regione delle principali emergenze architettoniche, e non solo, sul Viminale c'è pochissimo.
Sostanzialmente tre cose: le galline albe, le galline bianche, poi c'è l'area Candidi, anche su questo, e poi un'altra che adesso mi sfugge, ma insomma ci arriveremo, e poi naturalmente le grandi costruzioni più orientali. Questi luoghi sono incerti, si trovano diciamo fra la zona di via Panisperna, dove Sant'Agata dei Goti, quell'area lì, e la zona di Santa Pudenziana, che si affaccia, come sapete, sul Vicus Patricius. Però, tutto qua. Però c'è un ulteriore elemento che deriva da una scoperta di un'iscrizione che fu fatta nel 500 e ci riguarda molto, puoi rimettere la precedente. Nella prima metà del 500, un'epoca di grandi scoperte, sappiamo il Laoconte per esempio, nell'area di San Lorenzo in Panisperna, non so se vedete la via di San Lorenzo in Panisperna, la via Panisperna non è antica, è una via medievale probabilmente, e quindi in effetti taglia gli edifici antichi obliquamente. In ogni caso c'è questa grande chiesa dove la tradizione, dove è indicato anche il palazzo di Decio, dove ci sono stati celebri martiri, fra cui uno dei più grandi protomartiri, San Lorenzo, che come sapete fu grigliato, insomma, fu messo sulla graticola, martirio particolare, insomma. E il luogo sarebbe stato proprio il luogo dove San Lorenzo in Panisperna, dove, da adesso in quella zona c'è anche un altro San Lorenzo, che abbiamo già visto, San Lorenzo de Puteo, dove c'è questo pozzo, ne abbiamo parlato a proposito del Quirinale, mi pare. O forse non ne ho parlato, ma insomma comunque sta lì. Allora, San Lorenzo in Panisperna, in effetti, si addossa a una serie di edifici, adesso lo vedremo, che sono di tardo repubblicana e imperiale fino al secondo secolo d.C. almeno, di cui restano indizi soprattutto legati ai lavori di scavo che furono fatti in quella zona, ripeto, nel 500. E uno di questi scavi, proprio vicino a San Lorenzo in Panisperna, portò alla scoperta di una fistula di piombo. Voi sapete che le fistule di piombo che portano l'acqua negli edifici hanno l'indicazione del proprietario, comunque dell'edificio a cui l'acqua viene trasportata. In questo caso ovviamente è un edificio pubblico e quindi praticamente ci dà il nome dell'edificio, che è il Lavacrum Agrippine. Lavacrum Agrippine, quindi delle terme, diciamo, che però devono essere terme ridotte in quella zona, e questa Agrippina naturalmente può essere sia la figlia di Agrippa, sia la nipote di Agrippa, la moglie, la madre di Nerone, ma un'Agrippina. Questo Lavacrum Agrippine ci viene descritto nel modo seguente: dove furono scavati delle statue di marmo, due statue di marmo di Bacco, dove in un luogo quadrato c'era una fonte. Questo è, direi, perfetto, perché come vedete qui siamo all'inizio del Viminale, cioè proprio dalla parte di San Lorenzo in Panisperna, di Sant'Agata dei Goti, e vedete che la rappresentazione è proprio un edificio a volta, in parte dirupato, in cui c'è un bacino d'acqua, una statua all'inizio e una statua in fondo. È difficile dire se queste siano statue di Bacco, però credo che siano proprio le statue di cui sto parlando. E questo va bene perché è uno scavo fatto poco prima di questa pittura. Poi questo edificio è scomparso e quindi direi che quello è il Balneum Agrippine. Veniamo alla seconda statua, alla terza, quella su destra. Ed è questa, ci si può ragionare, proprio sul piano del nome invece della collina, Viminalis, la collina dei Vimini. Beh, questa delle alberature è spesso legata alla toponomastica. A Roma conosciamo anche un collis o mons Quirquetulanus, monte delle querce, che ci viene indicato come il nome più antico del Celio. E c'è anche una porta quirquetulana delle mura serviane che deve trovarsi grosso modo dalla parte di San
diciamo di Santi Quattro Coronati o San Clemente, a quell'altezza. Le mura serviane sul Celio sono ancora appena visibili, dove c'è quest'arco che è vicino alla navicella e che è sicuramente la porta Cedimontana. Poi le mura scendevano nella valle fra Celio e Esquilino, dove è San Clemente, appunto, o magari dove è il Ludus Magnus, insomma, in quella zona lì, e lì doveva esserci la porta Querquedulana, la porta delle Querce. E questa è la porta Viminalis e la porta dei Vimini. E questo lo sappiamo, la cosa ci viene spiegata da varie fonti antiche che ci dicono, e sono Varrone e Festo al solito, cioè i grandi antiquari soliti, che questo dipende da un culto, da un luogo di culto di Jupiter Viminalis, Giove dei Vimini. Ora, tutte queste indicazioni di alberi, di boschi sulle sommità delle colline, è stato interpretato in genere, per esempio, da Quilici, come una realtà preurbana, come cioè se sulle colline di Roma ci fossero, prima dell'urbanizzazione, dei boschi. Il che è probabile. Però perché così personalizzati? Da una parte un lucus fagutalis. Il Fagutal non è una collina, una sommità dell'Esquilino. In tutti i manuali trovate, l'Esquilino ha tre sommità, Oppius, Cespius e Fagutal. Poi Varrone dice, l'Esquilino ha due sommità, l'Oppius e Cespius. Il Fagutal non è una collina, è un mons del Septimonsium, ma i montes del Septimonsium non sono monti, sono santuari, dove si facevano dei sacrifici. Lucus Fagutalis è il santuario di Giove dei Faggi. Allora, non stava dove è San Piero in Vincoli, che fa parte dell'Oppius. Subito al di là c'è il Cispius, ripeto, la collina di Santa Maria Maggiore. E in effetti le iscrizioni relative a questo Jupiter sono state trovate in un'arcaica nella zona più o meno tra le terme di Traiano e la Donsauria. Era lì sicuramente. Quindi togliamo il Fagutal. Conserviamolo per un altro motivo. Qui non si tratta di boschi naturali, perché lucus non significa bosco naturale. Genere alsos in greco, boschetto. Il latino ha molte parole per la bosco, la foresta, la selva, che è la silva incondita, cioè la selva naturale, selvaggia. Poi c'è il lucus, che vedremo che cos'è, e poi c'è il nemus. Il nemus è qualcosa che sta fra il lucus e la silva, è una foresta ma in qualche modo coltivata. Il lucus è un'altra cosa, perché lucus, non c'è il minimo dubbio, deriva da lux. Questo tutti i linguisti sono d'accordo, e anche i linguisti antichi, come Varrone. Ora, come è ovvio, la foresta non è un luogo particolarmente luminoso, no? Sono gli alberi. Quindi è strano che prenda nome dalla luce. In realtà, cos'è un lucus, ce lo spiega il più antico autore latino di prosa che ci sia rimasto in frammenti, Catone. Nel De Agricoltura, Catone spiega come si deve lucum conlucare. Anche conlucare è un verbo che deriva da lux. Come si può illuminare un lucus, letteralmente. Cioè, praticamente, lui sta descrivendo la procedura del debbio. Cioè, per guadagnare nell'età della preistoria, nella protostoria, per liberare terreni per la coltivazione, gli si dava fuoco. Guardate, è un uso che purtroppo continua. Si dava fuoco anche perché in una prima fase il carbone è un fertilizzante, ma insomma soprattutto per fare spazio, in un momento in cui probabilmente gran parte del territorio era coperto da boschi, man mano che la popolazione
aumentava, si guadagnava terreni arabili distruggendo le selve. Però, detto così, sembra un'operazione banale, si dà fuoco. In realtà per il mondo antico e soprattutto per il mondo antico arcaico, le foreste, e questo fino al Medioevo, pensate a quanti miti sulla foresta, cioè, praticamente tutte le favole per bambini hanno a che fare con foreste, no? Il bambino che si perde nella foresta, il bambino gli si dice non uscire di casa, se no c'è l'orco, e lui si perde nella foresta, regolarmente si perde nella foresta, poi bene o male viene recuperato in genere. Allora, vuol dire, e cosa ci sta nella foresta? L'orco, la strega, gli gnomi, e le fate e così via. Le fate sono antiche perché sono quelle che parlano, fari, sono le profetesse. Quindi la selva è un mondo abitato, gli alberi sono sede di geni, di divinità, e sono divinità sconosciute, a cui però bisogna fare attenzione, perché se uno le disturba ci possono essere gravi conseguenze. Quindi se uno taglia un bosco deve in qualche modo garantirsi, o peggio se gli dà fuoco, che le divinità della selva disturbate non si vendichino in qualche modo. Quindi bisogna fare dei piacula, dei sacrifici espiatori, una porca, una maialetta, spesso, che è l'animale tipico piaculare, che è dedicato a sei dei, sei devo, sei deivae. A te che sei un dio, una dea, io non so questo dio sconosciuto cosa sia, per non fare errori, anche il sesso lo lascio incerto, così. Allora non pensavano che ce n'era anche un terzo, e forse addirittura un quarto. Allora, sei dei, sia che tu sia un dio, sia che tu sia una dea, ti faccio questo sacrificio in modo che tu... E questo è il lucus conlucare. Se si fa un incendio, bisogna fare un sacrificio espiatorio. E è chiaro che il lucus conlucare significa proprio fare luce nella selva. Quindi il lucus è la radura nella selva. È il luogo dove la luce entra nella selva. In francese la radura si chiama clairière, il luogo dove fa chiaro, il luogo che viene rischiarato, okay? Esattamente. E il tedesco è lo stesso, ha a che fare con Licht, eccetera. In ogni modo, quindi un lucus è questo, ha a che fare con gli alberi, ma è proprio il luogo dove gli alberi non ci sono. E un lucus è un santuario. Lucus traduce la parola santuario. E il santuario è munito di alberi. Se voi andate a Gabi, c'è proprio il tempio e tutto intorno tutte file di pozzetti che servivano a mettere degli arbusti, ricostruendo una foresta artificiale intorno al lucus, che era il tempio stesso. Bene? Quindi, perché sennò non si capisce il testo sempre di Catone, parlando del santuario di Nemi. Tenete presente che Nemi non è un centro antico, è un centro moderno, ma significa Nemus. Foresta. Dice questa iscrizione, di fine VI probabilmente, che un signore di Tuscolo, aveva un pretore, aveva Lucum Dianium, aveva dedicato il Lucus Dianius, anzi in accusativo, Lucum Dianium, in nemore Aricino. Traduciamo. Il bosco di Diana nel bosco di Diana, è chiaro che non significa niente detto così, ma è chiaro che se invece lucus significa radura e santuario, il santuario di Diana nel bosco di Diana, nel bosco di Ariccia, e lì ha un senso. Allora questi boschi che stanno nel Fagutal, è un santuario di Zeus, di Giove Fagutale, il Viminale, sappiamo che c'è un'ara dedicata a Giove Vimino, quindi è un Giove dei Vimini. Quindi sono piantagioni artificiali in funzione dei santuari. E questo lo sappiamo anche da un fatto archeologico adesso. Uno scavo a Pompei. Nella Sesta Reggio, cioè quella che sta in alto a sinistra, insomma, dove è la porta Ercolano cosiddetta, uno scavo, c'è una colonna tuscanica, una grande colonna arcaica, che è stata inglobata poi negli edifici. E infatti è la casa della colonna etrusca. Allora una missione archeologica dell'Università di Milano ha scavato questa colonna, e naturalmente è una colonna isolata, non è una colonna di un tempio, perché i tempi più antichi, spesso lapis niger, sono santuari all'aperto in cui c'è un altare
un'iscrizione spesso in lapis niger e una colonna che in genere è il sostegno di una statua. Tra l'altro nessuno ha pensato, io vorrei farlo una volta, di prendere una scala e andare a vedere se su per caso non c'è una, qualcosa per fissare una statua. Ma comunque, l'hanno datata di VI secolo a.C., quindi evidentemente un'area libera dentro la città con un piccolo santuario che poi è stato travolto. Ce n'è anche un'altra di colonna simile in un'altra zona della città. Quindi una zona dell'inizio della storia di Pompei nel VI secolo in cui si fa un piccolo santuario. E gli archeologi hanno trovato una cosa che non sono riusciti a spiegarsi. Una montagna di rami carbonizzati di faggio. Non alberi, rami, piccoli alberi. No. E hanno pubblicati correttamente e sono rimasti lì. Quello è un santuario di Jupiter Fagutalis, è un lucus di faggi. Quindi abbiamo anche la corrispondenza archeologica, perché Jupiter Fagus è l'albero sacro che si identifica con la divinità, non è Giove del Faggio, ma è Giove Faggio, esattamente come per esempio Jupiter Fulgur, anche nel corrispettivo greco, non è Giove della Folgore, ma è Giove Folgore, perché Giove è la personificazione del fulmine in età arcaica. E allora è ovvio che questo non è possibile. Immaginare un bosco di faggi naturale alla altezza di Roma è assurdo. Ci dovrebbe essere in Finlandia, perché il faggio, prendete un faggio sulla classica enciclopedia, vi dirà che il faggio, per esempio il Monte Faito, vicino a Pompei, è il Monte dei Faggi, solo che è un monte di 1200 metri e i faggi li trovate solo da 600 metri in su, perché il faggio naturalmente alla latitudine dell'Italia meridionale fiorisce, nasce solo al di sopra dei 600 metri e Pompei non è a 600 metri, quindi è una piantagione artificiale e anche a Roma è una piantagione artificiale. Bene, quindi è la stessa cosa di Jupiter Viminus e l'area di Giove Vivino è citata appunto da Varrone e da Festo ed era quindi un piccolo santuario che ha dato nome alla porta, al santuario, che è un santuario all'aperto, ma infatti si parla solo di ara, non di tempio, non sappiamo esattamente dove fosse. Forse vicino alla porta Viminalis, ha dato nome alla collina, ha dato nome alla porta e quindi da qui questo signore con un fascio in mano tiene evidentemente un fascio di Vimini, perché è Jupiter Viminus, chiaramente. E questo l'autore della pittura l'ha trovato o in Varrone o in Festo, in tutte e due, che erano da poco stati scoperti, i manoscritti da poco, no? Da un secolo, forse un po' meno. Bene, e abbiamo risolto un po' tutto. Ci resta una cosa che per me è insolubile, c'è lo sfondo. Vedete che c'è un fiume, anzi addirittura sembra che è un fiume che entra dentro un altro fiume. In questo caso sarebbe l'Aniene, il Tevere. Però se stiamo all'orientamento, se voi vi mettete più o meno, adesso non si vedrebbe nulla, ma insomma sulla sinistra della porta Viminalis saremmo più o meno all'altezza della porta Collina, la successiva a nord. E allora in fondo dovremmo vedere l'area fra Tivoli e la Sabina, grosso modo. Ma quello non può essere Tivoli, perché Tivoli l'abbiamo già visto e sta in un'altra pittura ed è diverso. Normalmente potrebbe essere il Soratte, che fra l'altro è vicino al Tevere e non lontano dall'Aniene, diciamo. Però da quella parte, cioè, non ha la forma del Soratte, che è molto caratteristica, come sapete. Si potrebbe pensare ai Monti Corniculani sotto Tivoli, ma anche quelli sono diversi. Quindi in realtà si vede anche una città che sembra una città fortificata, forse di invenzione. Potrebbe essere per esempio Cures, la capitale dei Sabini, quindi una città che non esisteva più già in antico. E quindi sarebbe un'invenzione e più o meno andrebbe bene perché Cures è vicino al Tevere, Passo Corese, che è proprio il punto dove la Salaria lascia il Tevere. Quindi potrebbe essere un unico fiume, allora sarebbe solo il Tevere, e quindi Passo Corese, Cures, e quindi una rievocazione di una città sabina scomparsa, la Patria di Totazio, di Numa, dove andava la via Salaria. Però ve lo lascio nel vago, perché non sono riuscito a risolvere il problema. Allora, adesso andiamo avanti. Questa la conoscete, quindi vedete, qui siamo
Questo che vedete qua, non so se puoi usare questo coso qua, vedete questa grande costruzione, è il Viminale, anzi è proprio la costruzione del Ministero degli Interni, e come vedete si è presa un bel pezzo di collina, proprio la parte centrale. Andiamo avanti. Ecco, e questo è fargli vedere appunto dove sta il Fagutal in realtà, con le Oppio, le Carine, la Velia. Questa è una mia ricostruzione, naturalmente altri la ricostruzione, dove sta la Porta Esquilina, e vabbè, andiamo avanti. Ecco, questa è invece una pianta fatta da Buzzetti per l'illustrazione di un libro di Pietrangeli. Poi si può abbassare perché quello che vediamo è il Quirinale, ma sotto c'è il Viminale. Se riusciamo a rialzare, so se ci riesci, e se no andiamo avanti. Vabbè, questo è il Lanciani, dove si vede Viminalis, le terme, e quindi questo che vedete, quando vedete nel Lanciani indicato il basolato, vuol dire che lui sono vie che lui ha visto. Quindi questa è la parte centrale, proprio dopo qui è stato costruito il Ministero degli Interni. Andiamo avanti. Ecco, qua vedete invece, Collis Viminalis, dove è scritto Viminalis, anche dove è scritto Collis, è attualmente il Ministero degli Interni. Vedete in basso qui San Lorenzo in Panisperna, e accanto, leggermente a destra, in alto, una grande costruzione sopraelevata, una grande terrazza che domina il Vicus Patricius che passa in basso. Più avanti si vedono questi edifici antichi che sono sotto Santa Pudenziana, qua. Allora, mentre dalla parte opposta c'è il Cispio. Ora, questa grande terrazza con una specie di tempietto circolare è stata vista anche questa nel Cinquecento. E da lì vengono due statue, una delle quali sono tutte e due al Vaticano, poeta latino e uno greco in coppia. Il poeta greco è Poseidipos c'è scritto, che è uno dei grandi poeti della commedia media, diciamo, attica. E l'altro probabilmente è il poeta romano, purtroppo non c'è scritto, potrebbe essere Plauto o Ennio, non so, Plauto forse. Ora, quella lì è, per motivi che forse posso riassumere in una battuta, certamente l'area Candidi, citata dalle fonti. Cioè citata soltanto in realtà da uno dei due regionali, la notizia, perché il curioso non lo cita, area Candidi, che sta fra le Galline Albe, se vogliamo, e Santa Pudenziana. Allora, area Candidi significa che è l'area di un signore che si chiamava Candidus. L'edificio è un edificio chiaramente di età antonina, ed è un grande edificio che però è privato inizialmente, e questo va bene con Candidus, deve essere un grande personaggio. E l'ipotesi possono ruotare intorno a una famiglia di questi che hanno come cognome Candidus, che vive proprio fra Riano e Commodo, grosso modo, che però sia proprio questo il caso è dimostrato da un dettaglio, da un frammento di iscrizione di un'altra statua perduta che cita un personaggio mitico che è il fondatore di Megara. Megara è la città che sta nella Megaride, cioè su quel promontorio che dall'Attica porta al Peloponneso, poco prima del canale di Corinto, insomma. Ecco. Ora, tutto questo non dire, noi sappiamo che c'erano tre statue di questo personaggio, perché lui sarebbe stato anche ad Atene. Adesso in questo momento mi sfugge il nome, ma mi tornerà fra poco. Però è il fondatore di Megara. Ora, a Megara è stata trovata un'iscrizione con una dedica al proconsole di Acaia, cioè della Grecia, della provincia della Grecia, fatta a uno di questi personaggi che hanno il cognome Candidus. Quindi questo è un personaggio originario di Megara. E allora è chiaro che il fondatore di Megara a Roma si capisce solo se c'è un rapporto personale fra il proprietario e la sua origine e questo personaggio. Ho fatto su questo un articolo, quindi è sicuramente l'area Candidi, che è un grande giardino di una gigantesca abitazione che poi diventerà, sarà interpretata in età tardantica come palazzo di Decio.
Decio è uno degli imperatori meno conosciuti perché non c'è quasi niente su lui. Sappiamo solo che dura pochissimo, che si chiama Traianus Decius, che ha costruito le terme deciane sull'Aventino, piccole terme, che sono ancora conservate nella Villa Torlonia, vicino a Piazza del Tempio di Diana. Ed è il fatto del nome Traianus Decius forse deriva dal fatto che lui si pretendeva di discendere da Traiano. La zona scelta per le terme di Decio quasi certamente è quella indicata nel legionario come privata Traiani, cioè come la casa privata di Traiano, ed è visibile nei sotterranei, c'è ancora conservata fino alle volte, sotto piazza del Tempio di Diana. Se uno entra da Botola c'è questo enorme edificio con le volte perfettamente conservate, che è certamente la domus di Traiano prima che diventasse imperatore. Quindi questo l'è andato a costruire in un'area del suo pseudo antenato. Ma comunque Decio, ripeto, è quasi sconosciuto perché della fonte che ci resta, purtroppo una fonte miserabile, che sono gli autori della Historia Augusta, una storia tardissima di IV secolo inoltrato, che comincia con Adriano e finisce con Diocleziano, però manca proprio Decio. E quindi su Decio non sappiamo praticamente nulla. Decio avrebbe martirizzato varie persone nel suo palazzo, tra cui San Lorenzo, che sorge proprio su questo pseudo palazzo di Decio. Io ho tendenza a credere che ci sia del vero, comunque se non si trovano iscrizioni, lì c'erano anche i bagni di Agrippina e qui la stessa zona. E andiamo avanti. Ecco, questa è una cosa orripilante. Dunque, come vedete, qui vedete la pianta, la stessa pianta con elemento sporgente del palazzo, dell'enorme palazzo del Viminale. Quello che vedete è il quartiere che è stato distrutto per costruire il Viminale e di cui non sapevamo assolutamente niente finché una giovane archeologa italiana, brava, ha ritrovato queste piante fatte da due anche delle fotografie fatte dagli ingegneri che avevano realizzato il quartiere. Purtroppo non ci sono indicazioni, sono vari edifici sovrapposti, non ci sono sezioni, però abbiamo la pianta intera di un quartiere enorme, sistematicamente demolito, senza lasciare traccia, tranne questa pianta e qualche fotografia. Si riconoscono benissimo una serie di cose, per esempio le strade, le vedete? Una di queste è il Vicus Collis Viminalis, probabilmente quella di sinistra. Si vedono grandi edifici che hanno un aspetto di orrea o qualcosa del genere, anche edifici tardo antichi, vedete una aula tricora, o tricora si dovrebbe dire, che è molto simile a quella di Piazza Armerina, quindi probabilmente è un palazzo tardo antico, e poi una serie di case, abitazioni, eccetera. Ecco, questo è quello che noi abbiamo perduto, cioè tutto quello che restava del Quirinale, del Viminale, è quello lì. Praticamente c'era tutto. E già è una fortuna aver conservato queste piante. Lanciani non ne sapeva nulla, probabilmente l'hanno fatto in un periodo in cui lui non era a Roma, qualcosa del genere, se no lui qualcosina. Nella pianta di Lanciani non c'è niente. Andiamo avanti. Vabbè, tanto per futura memoria. Questo invece è uno scavo più recente, fatto nell'area della stazione Termini, quando è stata ricostruita la stazione Termini dopo la guerra, e qui c'erano insieme gli edifici, fra cui delle terme, dove è stata fatta una mostra proprio al Museo delle Terme molti anni fa su questo complesso di edifici, di cui una parte è stata demolita e i mosaici e le pitture sono conservati invece, in parte sul posto. Bene, una parte ancora del Quirinale che non è più visibile. Se le mettiamo tutte insieme, insomma, riusciamo avanti. E poi qui vedete un'altra cosa. Lo scavo che vi ho mostrato prima, l'area Candidi, è rappresentata nella forma urbis. Quello che vedete qui, infatti, questa strada in alto, è il Vicus Patricius, ma è rovesciato, il nord è in basso. E quello che riconoscete qui, questa grande piazzale sopraelevato, vedete che c'è una grande scalinata sulla sinistra, contando i gradini si può leggere il dislivello che va dalla via urbana, cioè dal Vicus Patricius, fino a questo terrazzamento, che dietro aveva un edificio, cioè chiaramente una grande domus di secondo secolo, grandiosa, se pensate che questo è solo un giardino sospeso con siepi, alberi e fontane che si affacciava da grande altezza
sulla strada antistante. Quindi occupa esattamente il posto dove lo scavo ha rivelato l'edificio, che poi è stato puntualmente demolito. Quando è stata creata la via, che non esisteva ancora qui, che è la via Balbo, che ancora oggi è una via moderna, che è stata fatta appunto quando è stato demolito questo edificio. Quindi il Viminale ha avuto una sorte tristissima, insomma, che c'era qualche edificio importante, ma gli unici che possiamo vedere adesso sono quelli che stanno sotto Santa Pudenziana, che sono accessibili, e quelli che stanno dietro San Lorenzo in Parisperra. Praticamente nient'altro, ma c'era tutto il quartiere praticamente. Ecco, sotto avete la pianta di Lanciani, se la rovesciate, vedete che quando è stata fatta la pianta severiana, cioè in età del Settino Severo, non c'era ancora l'edificio rotondo che è stato aggiunto dopo, chiaramente, IV secolo, probabilmente. Andiamo avanti. Ah no, non andiamo avanti proprio per niente. Allora, esaminiamo questa carta. Vedete che avete la via. Poi vedete, questa è la strada, no? Questa. Quindi quello che vedete in alto è il Cispio, quello che vedete in basso è il Viminale. Sul Cispio vedete una serie di taberne, di botteghe che si affacciano sulla strada, e poi qui un gigantesco atrio, enorme, con un ingresso, delle scale che mostrano che c'è un piano superiore, questi angoli indicano delle scalinate, e questo enorme atrio si riferisce evidentemente a una grandiosa abitazione che stava al di sopra, e noi sappiamo esattamente qual è, perché lì, in questo punto, nel 600, fu creata una via che si chiamava Via Graziosa, che adesso è scomparsa perché è stata occupata da Via Cavour. Quando voi salite la Via Cavour, diciamo da dove c'è la solita fermata della metropolitana, il lato destro di Via Cavour corrisponde al lato destro della Via Graziosa, che naturalmente era molto più stretta di Via Cavour. Facendo Via Graziosa furono trovate varie cose, ma poi soprattutto nel 1848, proprio quando sarebbe scoppiò il 48, l'anno dopo ci fu la Repubblica Romana che interruppe lo scavo, fu scoperta questa straordinaria serie, questo grande edificio che era decorato con scene dipinte dell'Odissea, di cui che dovevano essere numerosissimi, forse addirittura un centinaio, perché c'era rappresentata tutta l'Odissea, anzi con più quadri per ogni episodio, c'erano tre quadri per i Re Strigoni, per esempio. Grandi pitture che sono oggi conservate, distaccate al Museo Vaticani. Quando andate verso la Biblioteca Vaticana, verso la Cappella Sistina, c'è una sala dove c'è anche un altro grande dipinto, Le nozze aldobrandine, e vedete queste pitture dell'Odissea, che sono le più straordinarie pitture di paesaggio che il mondo antico ci abbia lasciato. E queste pitture chiaramente fanno parte di questa gigantesca domus a cui si accedeva a terrazzamenti dalla via urbana, da questo enorme atrio. Per darvi un'idea delle dimensioni di questo atrio, intanto vedete la scala. Questi sono 100 metri circa, quindi è una cosa di 30 metri per 60, una cosetta. Ecco, potete vedere che sul lato opposto si affacciavano sul Viminale altre case, qui ci sono tre casette, apparente casette, tre belle case, ma rispetto all'altra minuscole, che hanno l'atrio, di fronte l'ingresso e le botteghe, e dietro il peristilio, lo vedete, no? Con delle stanze. Ecco, guardate gli atri di queste case e la dimensione dell'altro. Naturalmente sono case normali di una certa dimensione. È interessante che da una di queste case, che aveva una piccola terma, proviene quello spettacolare mosaico con i pesci che forse voi vi ricordate di aver visto alla centrale Montemartini. Forse il più bel mosaico ellenistico trovato a Roma, molto vicino a quello di Palestrina, della cosiddetta Grotta delle Sorti, ma di qualità forse ancora più alta. Quindi un mosaico con pesci rappresentati in modo naturalistico straordinario, che decorava una piccola terma, sono mosaici del fine del secondo secolo avanti Cristo. Quindi la decorazione della casa romana fatta da mosaicisti, probabilmente di provenienza alessandrina, certamente greci, che sono una delle cose più belle che c'è da vedere a pian terreno, l'ultima stanza in fondo dell'attuale centrale Montemartini. Penso che tutti ve li ricordiate, perché sono una cosa assolutamente spettacolare. Ecco, vengono da lì. Quindi vedete che sono case certamente di famiglie di altissimo livello o addirittura di livello straordinario, perché il proprietario della casa delle pitture dell'Odissea deve essere sicuramente
un membro dell'aristocrazia senatoria. Le pitture si datano sicuramente in età cesariana, ci sono stati naturalmente tentativi di abbassare la data all'età augustea, però si sono scordati che lì hanno trovato dipinto un calendario, di cui restano frammenti, che infatti quando fu trovato, fu pubblicato da Mommsen, che non ci capì niente, perché non si era accorto e non poteva accorgersene, che non era un calendario giuliano, dopo la riforma del calendario, come sapete, fatta da Cesare, che è anche il nostro calendario, con la piccola aggiunta fatta da Gregorio XIII, ma era un calendario pre-giuliano, anteriore al 46 a.C., solo che allora non si conosceva nessun calendario repubblicano. Poi nel 1922, ad Anzio, è stato trovato un calendario pre-giuliano dipinto, anche quello, che adesso è esposto nel Museo delle Terme a Pianterreno. E in effetti, questo Mommsen non poteva saperlo, il fatto che però anche De Grassi non ha capito questa cosa, in realtà si sovrappone esattamente il calendario di Via Graziosa a questo calendario, sono pochi frammenti ma funziona, e quindi le pitture sono anteriori al 46, quindi sono di età cesariana o intorno al 50 a.C. e sono pitture anche lì di artisti greci ellenistici. Quindi vedete che il livello è senz'altro altissimo. Poi c'è questo mostro dell'area Candidi, che è forse uno dei più grandi palazzi non imperiali, insomma, della Roma antonina. Andiamo avanti. Questi sono gli edifici che stanno sotto la chiesa di Santa Pudenziana. Praticamente sono edifici che hanno varie fasi fra la tarda Repubblica e l'Impero. Vale la pena di visitarli perché ci sono mosaici straordinari anche qui, su due strati sovrapposti, tutti e due repubblicani. Quindi il mosaico più antico probabilmente anche quello di secondo secolo avanti Cristo, l'altro sovrapposto è di primo secolo avanti Cristo, poi ci sono costruzioni fino all'età antonina. E quindi anche qui c'erano case repubblicane di altissimo livello. Voi sapete del resto che tutto il mito di Santa, perché Santa Pudenziana è un personaggio mitico naturalmente, come Santa Prassede. Voi conoscete, c'è questo bellissimo mosaico, anzi forse lo possiamo vedere, che è uno dei più antichi mosaici absidali di Roma, infatti non ha ancora il fondo d'oro, ed è un mosaico che si data probabilmente subito prima o subito dopo la presa di Roma da parte di Alarico, siamo intorno al 410, quindi inizio del V secolo, e vedete che sono rappresentati San Pietro e San Paolo, Cristo in trono, e sullo sfondo, va bene, i quattro simboli degli evangelisti e soprattutto una scena urbana. Vedete che c'è un portico con tegole di bronzo dorato e dietro il portico ci sono edifici, e verrebbe da pensare, noi sappiamo che Vicus Patricius fu rifatto in forme monumentali in età tarda, nel IV secolo, e con un grande portico, la via era porticata, e è possibile che questo rappresenti proprio la via che era davanti a Santa Pudenziana, naturalmente vista come un posto paradisiaco, perché in realtà rappresenta probabilmente la Gerusalemme terrestre, in genere è Betlemme più Gerusalemme. C'è una costruzione circolare a sinistra, e questa capiterebbe proprio dove c'è quella costruzione circolare dell'area Candidi. È difficile che sia un caso. Mentre sulla destra c'è una costruzione ottagonale, che è la forma che aveva il Santo Sepolcro a Gerusalemme dopo la ricostruzione costantiniana, quindi quella è Gerusalemme, probabilmente Roma è Gerusalemme. Ora, questo mosaico è ancora antico, è tardo antico, non è medievale, no? Quindi anche vedete i personaggi che vestono ancora la toga, sono personaggi assolutamente antichi, e ci sono due signore, vedete, a destra e a sinistra, che sono diventate poi le due sorelle, Prassede e Pudenziana, che avrebbero ricevuto San Pietro, eccetera, eccetera. In realtà è un'invenzione basata sul fatto che si parla del proprietario della casa come il patrizio Pudente, e poi da lì nascono le figlie. In realtà sono la chiesa e la sinagoga, una rappresentazione simbolica della sinagoga e della chiesa che c'è
molti, molte rappresentazioni, sono diventate la sede pudenziana, insomma. Vabbè. Qui sono ancora, non c'è ancora nel V secolo la sede pudenziana, la chiesa non si chiama ancora Santa Pudenziana in quel periodo. Andiamo avanti. Ancora. Ecco, questa è la statua di Poseidippos, la testa è rifatta, che si trova al Vaticano e che viene dalla, trovata nel 500 nell'area Candidi, quella che io ritengo essere l'area Candidi. Vai avanti. E questo è probabilmente il ritratto originale, o almeno un'altra copia del Posidippo, stata ricostruita da un archeologo tedesco, Fitchen. Vediamo se c'è ancora qualcosa. Ecco, e qui avete un tentativo di ricostruzione di tutto l'insieme con gli edifici che avete visto. Questo è il Vicus, vedete il grande edificio, ecco, partiamo da qua, del Viminale, cioè del Ministero degli Interni. Quindi qui dovete mettere tutto quel bel quartiere che ha conservato, che aveva la forma proprio del Viminale, cioè hanno distrutto solo quello che entrava nell'edificio e che verrebbe praticamente a collegarsi con la forma urbis. Mettendoli insieme, noi avremmo la ricostruzione di tutta quest'area qui, un po' dalla forma urbis, un po' dallo scavo. E questa qui è Santa Pudenziana, qua, e qui c'è l'area Candidi, San Lorenzo in Panisperna, questa è Santa Maria Maggiore, e va bene. Credo che abbiamo finito. Vai avanti. Ecco, questa è l'iscrizione. Pandion, ecco. Vedete che il piede di una statua, fra l'altro stilisticamente di periodo severo, quindi l'originale si data intorno all'inizio del V secolo, e noi sappiamo che di questo personaggio c'erano tre statue, una era a Delfi, una era a Megara e l'altra ad Atene. E c'è scritto Pandion. Naturalmente è una copia di secondo secolo d.C., in cui è stato messo il nome, e fra l'altro di altissimo livello, che stava insieme a quel Poseidippos, insieme a quell'autore latino, e che, come dicevo, il fondatore di Megara, che ci dà la sicurezza dell'identificazione del personaggio. Andiamo avanti. E questa è una ricostruzione fatta nell'Ottocento per il Museo Vaticano, cioè il catalogo di Visconti, Poseidippos. Vai avanti. E questo è l'altro personaggio, che era un pendant, sono due poeti, ed è un po' la storia delle vite parallele di Plutarco, cioè soprattutto nel secondo secolo ci si divertiva a mettere in parallelo un personaggio greco e un personaggio romano, Alessandro e Cesare, Demostene e Cicerone, e qui c'era Posidippo e un poeta romano che purtroppo non sappiamo chi sia, perché non, di qui l'iscrizione manca, ma potrebbe essere Plauto, Cecilio Stazio, che come sapete fra l'altro sono i poeti che traducono in fondo la poesia. Plauto ha tradotto o comunque rielaborato commedie di Posidippo, come del resto è avvenuto per Menandro, eccetera. Quindi è un uomo molto colto, questi Candidi, che avevano adornato il loro grande parco sospeso con statue di personaggi greci e romani e anche con il fondatore di Megara, che ci dà la chiave di tutto. La prossima. Ecco, noi possiamo, penso, andare avanti, penso che abbiamo finito. Niente, questo l'abbiamo visto e basta così. Allora, torniamo alla pittura iniziale. Come vedete, come sempre, qui in questa pittura, per concludere, abbiamo un misto di edifici reali e di realtà ricostruite. In questo caso, in realtà, possiamo dire che gli edifici reali sono più numerosi di quelli che possiamo vedere oggi. Per esempio, noi possiamo vedere le terme di Diocleziano, riconoscibilissime, in uno stato di conservazione migliore naturalmente, ma anche un edificio scomparso di cui sappiamo solo da fonti del Cinquecento, cioè appunto queste terme di Agrippina. Resta ancora, e poi naturalmente invece l'aspetto simbolico, che è quello del nome della collina, dello Jupiter Viminus, che è messo lì come divinità eponima, un po' come sull'Aventino c'è Ercole e Caco, sul Palatino ci sono i gemelli e qui c'è Viminus. Tutti i ricordi letterari che in fondo ci danno una chiave, perché è difficile che l'autore di questa pittura leggesse Varrone di lingua latina
o Festo. Evidentemente dietro c'è un erudito contemporaneo, questo è stato già visto, c'è sempre dietro un umanista che detta, specialmente in questo periodo manierista, che è un periodo di pittura estremamente erudita, raffinata e simbolica. È su questo tipo di pittura poi che è stata costruita la scuola di Warburg, insomma, cioè Panofsky e compagni, cioè la ricostruzione complessa di queste rappresentazioni che sono immagini mentali poi, che sono anche per esempio libri come quello di Alciato, che sono spesso divise, cioè sono queste frasi brevissime e oscure che spesso sono utilizzate per esempio, non so, da Manunzio, cioè con simbologie complessissime, complicatissime, che spesso diventano la divisa di una famiglia oppure di un personaggio importante. E tutto questo è proprio la caratteristica di questa pittura, diciamo, che comincia già con Michelangelo, che in fondo il Giudizio Universale è una pittura manierista. Basta vedere i colori che utilizza, andate a vedere il Pontormo, che in pratica poi è contemporaneo, e vedete che trovate quel tipo di scelta di colori crudi, astratti, artificiali, questi viola, blu, violenti, insomma, non sfumati, insomma, e giustapposti. Quindi è un periodo di grande di cultura erudita, di cultura editaria, la pittura per cardinali o addirittura per papi, come è il caso, in cui ci si divertiva a creare veri e propri indovinelli, cioè questi erano i luoghi dove avvenivano i dialoghi che poi noi abbiamo conservato, non so, il Galateo, il cortigiano, cioè il perfetto uomo di corte che doveva avere una cultura universale, essere poeta, essere scrittore, ma conoscere anche le scienze, soprattutto quelle umane, e che quindi era il perfetto cortigiano e che era in grado appunto di gestire una cultura che non era una cultura popolare, naturalmente. Quella del Rinascimento lo era molto di più. Qui siamo in una cultura di élite che va di pari passo con la grande trasformazione politica che è stata quella dell'Italia cinquecentesca, cioè la fine dei comuni e l'inizio delle signorie, cioè la cultura di comincia già con i Borgia e poi con i Farnese e così via. Questo gusto dell'erudizione editaria si vede poi in tutti i parchi, che sono quasi tutti parchi manieristici, non sono rinascimentali, Bagnaia, le grandi ville Medice, Villa d'Este, dove dietro c'è Piero Ligorio, questo lo sappiamo. Chi ci fosse qua dietro, non sappiamo, forse Della Casa, forse qualcun altro, adesso credo che ipotesi siano state fatte. Vasari, Vignola. Beh, Vasari è un erudito fino a un certo punto, Vignola, no, parlo proprio di uno scrittore. Annibal Caro, probabilmente, infatti, Annibal Caro. Ecco, per capirlo, forse il modo più semplice è di visitare in modo corretto la villa di Bomarzo. Con questo volevo chiudere. La villa di Bomarzo purtroppo è rimasta sempre di proprietà privata. Devo dire che i privati la tengono relativamente bene, relativamente, perché è diventata una miniera d'oro e ci hanno costruito fuori un parco di divertimenti per bambini, perché il Bomarzo è un po' la villa dei mostri, quasi un gioco per bambini. In realtà Bomarzo non è nata affatto per questo. Sapete che l'autore della villa qui direttamente è Orsini, vicino Orsini, che è anche il proprietario del grande palazzo che sta in alto a Bomarzo, che adesso è stato anche restaurato e si può vedere. È interessante che nel palazzo di Bomarzo ci sono cose analoghe, ancora più complesse, e lì le iscrizioni sono tutte in latino. Invece a Bomarzo, tranne quella iniziale che sta sulla casetta inclinata, che è in latino, della dedica a un cardinale amico di vicino Orsini, che è quello poi che ha gestito il Concilio di Trento, tutte le iscrizioni sono in italiano, in versi italiani, che sono versi dello stesso vicino Orsini.
Ed è curioso, siccome non esiste in fondo una scienza epigrafica del Rinascimento, non c'è quasi, mentre c'è una scienza epigrafica dell'antichità molto più sviluppata, nessuno si è preoccupato di leggere queste iscrizioni che sono, come dire, l'interpretazione autentica, visto che le ha fatte lo stesso personaggio che è il proprietario della villa, che le ha fatte proprio come suo divertimento, come suo luogo di sfogo. Lui andava lì per passare delle ore in banchetti, quello che lui chiama passatempi venerei, quindi c'erano anche giochi erotici fra lui e i suoi amici, una cosetta aggraziata, e questo è molto chiaro. Lui era preoccupatissimo perché a un certo punto il Papa, proprio Gregorio XIII, quello che ha riformato il calendario, c'è una lettera di vicino Orsini, ha lasciato parecchi scritti, che dicebbe: adesso dovrò cambiare qualcuno dei miei colossi perché il Papa non deve vederlo. Infatti lui ha cambiato il colosso in cui si vede la scena dell'Orlando Furioso, in cui Orlando impazzito spacca in due un personaggio, però se si guarda bene si vede che è un gruppo erotico. E lui lo dice, ha cancellato l'iscrizione, che è cancellata. Quindi c'erano queste cose. Ora, se noi leggiamo l'iscrizione, io credo di essere stato il primo a farlo, proprio perché, interessandomi di epigrafia antica, ho utilizzato gli stessi mezzi con cui si decifrano le epigrafi mutile, perché è evidente che queste iscrizioni sono quasi tutti centoni, sono cioè rielaborazioni, come in genere accadeva con Virgilio in antichità, no? L'iscrizione di Faustino trovata a Sperlonga è un centone, sono vari versi di Virgilio rimessi insieme, dei grandi poeti contemporanei, in particolare di Ariosto, ma anche di Petrarca. Quindi se uno... E c'è una cosa di cui sono molto fiero, e cioè che spiega che cos'è. Intanto, come si visita adesso, è al contrario. Le sfingi che si vedono all'inizio, in realtà, stavano dove era la casetta, cioè in fondo. Si entrava da lì. Infatti le due sfingi sono il simbolo del giardino e hanno un'iscrizione davanti e una di dietro, in cui si sfida il visitatore a capire quello che gli succederà subito dopo. E la casetta inclinata non è solo il gioco, uno entra dentro e perde il senso, ma è proprio il senso del rovesciamento, cioè tu entrerai di qui, tutti i valori sono rovesciati, è la chiave di interpretazione. È un gioco manieristico straordinario. Vi dico soltanto una cosa: la celeberrima mascherone enorme, no? In cui si entra e c'è un tavolo con delle sedili, chiaramente una sala da banchetto, ha un'iscrizione. Purtroppo noi sappiamo esattamente cosa c'era scritto, ci sono disegni antichi, però adesso all'inizio è rovinata l'iscrizione e viene rubricata, ogni tanto i proprietari rimettono il rosso per far leggere l'iscrizione, e hanno letto pensiero, c'è scritto, si legge pensiero vo, e hanno integrato ogni pensiero vola, che non significa una mazza, chiaramente, no? I pensieri spesso sono raso terra. Comunque, in realtà c'era scritto: lasciate ogni pensiero voi che entrate. Quindi, la Divina Commedia. Ma speranza è sostituita da pensiero. Ora, un autore tedesco ha fatto un bellissimo libro su Bomarzo, da tedesco, ha interpretato pensiero come pensiero teoretico, no? Ha visto Kant, Hegel, no? In cattedra, e non ha capito che in italiano pensiero significa cura, preoccupazione. Quindi significa: lasciate ogni preoccupazione voi che entrate. Perché? Perché dentro non c'è l'inferno, ma una sala da pranzo, quindi cosa piacevolissima, dove succedevano anche altre cose probabilmente. Quindi lasciate ogni pensiero voi che entrate. È il rovesciamento della Divina Commedia. Ma la cosa che io non avevo capito è che sulla destra, che è conservata, c'è una P. Una P. Mentre sulla sinistra c'era un'altra lettera che è scomparsa. E non l'avevo capito. Poi il mio amico Emanuele Greco, che è stato anche direttore della scuola italiana ad Atene, una volta l'accompagnai, raccontai più o meno quello che aveva elaborato, ci penso un attimo e dice: ma è chiaro, P, P.
porta paradisi. Bisognava sapere che era il rovesciamento, non era la porta dell'inferno, ma la porta del paradiso. Si capisce perché, con questo concludo, era tanto preoccupato per la visita di Gregorio XIII, che era il primo papa, diciamo, che voleva far applicare le norme rigidissime del Concilio di Trento, quindi insomma, poteva passare un guaio notevole. Prima no, ma dopo il Concilio di Trento, naturalmente, c'erano i roghi già pronti, insomma, per cose anche molto, molto meno gravi, insomma. Ecco. Con questo concludo. Aggiungo solo che per visitare Bomarzo dovete per forza venire con me, oppure vi posso dare l'articolo che ho scritto, perché effettivamente è curioso, ma nessuno si è preoccupato di leggere queste iscrizioni, per quanto possa essere, oppure se le hanno lette non le hanno capite. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Oddio. No, quelle sono le figure che suddividono le varie. Allora, io mi sono interessato solo dei quadri, e questa è una domanda opportuna. Vabbè, ora. In realtà io non mi sono occupato del fatto se la cornice e il quadro hanno un rapporto, cioè se tutta questa grande decorazione in cui i quadri sono inseriti ha un rapporto con i quadri stessi. Può darsi di sì e può darsi di no. Io comunque non me ne sono occupato, mi sono occupato dei quadri, non essendo io tra l'altro uno storico dell'arte, almeno uno storico dell'arte moderna. E quindi la domanda resterà inevasa, perché da sola non può essere evasa, perché è evidente, proprio per quello che vi dicevo prima, che se lì c'è un discorso più complesso può essere capito solo considerando l'intera decorazione. E questo comunque non è garantito, perché a volte sono simboli talmente astrusi, talmente complessi, che ci vuole tempo e molta conoscenza, non solo della pittura del Rinascimento, del manierismo, ma della letteratura del manierismo e di quella particolare letteratura che è quella appunto dei simboli, delle divise, delle brevissime espressioni in versi in genere, che sono piene di significati complessi e che a volte è quasi impossibile risolvere. C'è questo libro dell'Alciato che ha raccolto tutte le divise, e se voi non aveste sotto l'iscrizione non ci capireste assolutamente nulla, perché sono complicatissime. Quindi sicuramente lì c'è qualcosa da capire. Queste pitture in realtà sono ancora molto da studiare, va bene? Io non le ho studiate, quindi può darsi che lei abbia fatto la domanda giusta, ma l'ha fatta la persona sbagliata, insomma, in questo caso. Certamente le pitture delle pareti lunghe sono appunto suddivise dalle figure che sono le divinità principali dell'Olimpo, ci sono Mercurio, Marte, Nettuno e Giove. Poi se c'è un rapporto nell'aver messo Marte e Giove vicino a un colle o un altro, è probabile, può darsi. Poi ci sono anche altre figure messe agli angoli, ce n'è una in cui viene riconosciuta la fama con la tromba. Ed è vicino, non a caso, perché negli angoli del soffitto ci sono gli stucchi con lo stemma del Papa, no? Che sono i tre monti fatti tipo panettoni, insomma, tipo Pandori. Allora lì magari la fama che amplifica il... può darsi, perché tutto l'insieme, naturalmente appunto la Sala dei Sette Colli è proprio una celebrazione del Papa che si pone proprio come ottavo re di Roma, ottavo colle, Villa Giulia, insomma in qualche modo... si pone esattamente in questi termini e cerca il confronto e il conforto, cioè affonda, diciamo, nella tradizione quella della Roma antica, anche la scelta del nome stesso, Giulio. Ma non solo, no? Quella, ma non solo quella. Cioè, la cosa è particolarmente complessa, perché lì non c'è soltanto la cultura classica, c'è anche la cultura moderna, rinascimentale,
E la cultura classica vista attraverso la cultura moderna rinascimentale, quindi già questo è un punto. Ed è volutamente oscura, cioè non fanno nulla per farsi capire, anzi fanno tutto per rendere la cosa difficile. Ma per farvi un esempio, è evidente che il bosco di Bomarzo, fra l'altro il nome è Bosco, vicino Orsino lo chiama il mio boschetto. Poi c'è una lettera bellissima di quando, già vecchio, dice: purtroppo io devo stare attento perché non vado quasi più neanche al boschetto, perché all'età che ho mi potrebbe arrivare un colpo praticamente se mi dedicassi a qualche, come dice esattamente, a qualche passatempo venereo, non so, una cosa del genere, ci potrei restarci secco in pratica, è molto divertente. Però è evidente che il percorso di Bomarzo è un percorso iniziatico, cioè dove già all'inizio voi entrate e ci avete le sfingi, sappiamo, no? La cultura classica, Edipo, no? La domanda, e lì ci sono una poesiola davanti, quattro versi, e una di dietro che spiegano, dice: attenzione, qui entrate in un posto dove vi si faranno molte domande. Poi c'è la casetta, e la casetta lì c'è la dedica in latino al cardinale, che al solito non mi ricordo come si chiama, che è però quello che possedeva la villa, una grande villa molto simile alla villa di Bomarzo, tra l'altro, sui Monti Cimini, di cui restano alcune statue. E poi comincia, voi entrate nella casa e lì è chiaro che il mondo si capovolge. Cioè voi perdete il senso dell'orientamento, perdete il senso, cioè entrate in un mondo che è un mondo capovolto, e vi viene detto, non è solo per perdere, no, è proprio perché la casa è un mondo capovolto, cioè in cui si perde il senso dell'orizzontale, del verticale, entrate in un mondo in cui effettivamente vi gira la testa, non so se vi è capitato di entrarci, perché non c'è niente che vi riassicuri, nulla è parallelo e perpendicolare, tutto è rovesciato, e quindi sapete qual è il destino che vi attende. Dopodiché comincia tutto un percorso, adesso non ve lo descrivo, manca anche qualcosa, in cui sono presi per esempio elementi dei poemi, l'Orlando Furioso, qui è chiarissimo, il gigante. Se guardate bene però, il gigante è vicino Orsini, perché si è spogliato delle armi, in basso c'è l'elmo, che hanno tutte le armi degli Orsini sopra. E Orsini era intanto un personaggio molto robusto, è rappresentato nelle pitture dell'altro personaggio con cui lui aveva rapporti, lui aveva sposato una Farnese. E lì c'è Caprarola. A Caprarola c'è la partenza dell'esercito cristiano per andare a fare la guerra ai protestanti, e le due lance spezzate, una delle due, è proprio vicino Orsini, che infatti è un signore molto ben piazzato, che c'è il suo ritratto, nessuno se n'è accorto, ma sta lì. E lui aveva avuto questa fase guerriera nella sua vita e si era poi ritirato nel suo castello, e quindi era un po' come Orlando, che aveva lasciato, si era spogliato delle armi e stava facendo una cosa che faceva Orlando, però è un atto sessuale in quel caso, non è, sta spaccando in due, sta utilizzando, che infatti è una specie di personaggio androgino, se guardate bene vi accorgete che manca qualcosa, e poi l'iscrizione è tutta cancellata, quindi è chiaro. Poi vi trovate a un certo punto in questa grande spianata con una grande fontana con un fiume che è probabilmente il Tevere in fondo, dove ci sono tutti dei grandi vasi e in fondo un drago, l'elefante, cioè tutti animali straordinari, veri o falsi che siano, o inventati come il drago. Ed è evidente che quello è il punto dove uno deve passare un limite e deve affrontare il drago, no? Tutti i poemi cavallereschi hanno, no? Il cavaliere che affronta il drago, o le favole per bambini se vogliamo, ma lì sono i poemi cavallereschi. Passato quel livello, e su tutti i vasi ci sono tutte le iscrizioni che spiegano la cosa. È un fatto iniziatico. Dopo cosa c'è? Dopo c'è una torre, ed è il castello che bisogna conquistare per liberare la principessa che è stata rapita e messa sotto la protezione dei draghi. No, ma è tutto un... Dopodiché, salendo, vi trovate in una piazza dove c'è chiaramente, entrate in un settore mortuario di passaggio dalla vita alla morte, e alla fine c'è la cappella
votiva fatta per la moglie morta in cima, che ricopia nel prono la forma del Pantheon, e la cupola è quella di Santa Maria del Fiore. E lui lo dice che tornando da Firenze vedeva da lontano questa cupola come quella di Santa Maria del Fiore, cioè, e lì ci sono tutte le iscrizioni per la moglie morta, quindi è un passaggio dal di qua all'al di là in qualche modo, anche in onore della moglie defunta, che, come ripeto, era una Farnese. Alcune cose sfuggono, però nel complesso, se uno lo legge in questo modo, capisce che è un altro mondo, un mondo fantastico, favoloso, che è il rovescio del nostro. Quindi, se uno ha capito la chiave, poi lui spiega, scrive. E queste iscrizioni non le hanno prese mai in considerazione, è una cosa curiosissima, ma ancora adesso. Io ho fatto un articolo, ne ho trovato anche alcune che non le avevamo viste, e le ho integrate, ma come si integrano le iscrizioni latine? Le iscrizioni latine sono ripetitive. Un'iscrizione funeraria più o meno segue uno schema fisso, quindi anche se ne manca qualcosa la potete ricostruire. Lo stesso vale per le iscrizioni dedicatorie, per esempio un imperatore, anche un personaggio importante, perché c'è, come dire, una base comune che è poi diciamo riflessa in queste iscrizioni. Anche lì c'è questa, se voi prendete Petrarca, Ariosto, anche l'Orlando innamorato, che forse è la fonte migliore, perché c'è tutti questi giochi di castelli, di paladini che affrontano draghi, cioè vanno addirittura sulla luna, insomma, cose di questo genere. Lì c'è anche una enorme tartaruga, no? Ve lo ricordate? Gigante con sopra un obelisco, cose stranissime. E c'erano anche dei laghi, perché aveva deviato un fiume, poi adesso c'è rimasta poca acqua, quindi molte erano fontane in gran parte. E c'era anche un giardino all'italiana che è scomparso, ma si vede dalla fotografia aerea. Praticamente fa il boschetto, cioè il bosco fantastico e il palazzo. C'era un bel giardino all'italiana regolare, tutto squadrato, un po' come Magnaia, insomma. Ecco, quindi è un mondo. E poi nel palazzo ci sono altre iscrizioni in latino, ripeto, che è un discorso. Se uno non ha la chiave del discorso, specialmente facendo il percorso al contrario, come facciamo sempre, lo prende per un parco di divertimenti infantili, mentre invece è una forma di straordinaria della erudizione della cultura rinascimentale poco prima di Cervantes. Cervantes è il primo che ha messo in crisi quel mondo, quando ha preso in giro, in modo sublime, il mondo cavalleresco. In fondo Don Chisciotte è un vicino Rossini uscito matto. Ed era uscito matto a furia di leggere poemi cavallereschi, ve lo ricordate? Per cui sì, a un certo punto si identifica. Ecco, vicino Orsini non si identifica. Si identifica solo nel momento in cui vuole uscire dalla routine quotidiana ed entrare in un mondo che lui stesso si è costruito, dove va con i suoi amici, le sue amiche, e dove può vivere una vita diversa, rovesciata, in qualche modo il più libera. Ecco, è in questo modo, a mio avviso, va capito. Invece, ripeto, è una specie di parco di divertimenti ed è molto di più, è molto meglio. Ecco, questo per la prossima visita a Bomarzo, se ci andate. Vabbè, forse smettiamo. Se c'è qualche altra domanda, poi chiudiamo veramente. Lei vuol sapere qualcosa di archeologico? Candidus, tutto quello del personaggio, no, dell'area che sta sulle vitale, dietro Antonina, per quanto riguarda la struttura. Non ho capito niente. Dicevo. Siccome di bomba, io poi c'ho un orecchio destro che adesso mi si è chiuso e quasi su. L'area Candidi, sì. Che sta il cui edificio, no, sì. Insomma, l'ha definito di Elan, sì. Lei ha detto che il proprietario era di origine di Megara, oppure... Allora, sì, mi spiego. Forse sono stato troppo veloce. Tra l'altro io adesso mi dimentico tutti i nomi, per cui non mi ricordo il gentilizio di questo Candidus. Non è Aurelius, qualcosa di simile. È un nome molto semplice, ma comunque è il cognome Candidus, però è molto tipico. Allora, ripeto, noi conosciamo un'area Candidi che sta sul Viminale. E sul Viminale c'è questo grande giardino sospeso che è stato scavato ed è anche rappresentato nella forma vulgis. Sta nel posto dove più o meno dovrebbe essere questa area Candida, di cui nessuno si è mai occupato seriamente. Primo. Secondo,
uno si chiede chi è questo Candidus, che è chiaramente un cognome. Allora andiamo a cercare i personaggi di quel periodo, tra Adriano e Commodo, diciamo, che abbiano il cognome Candidus. E noi troviamo tutta una famiglia importantissima di quel periodo, di cui adesso maledizione, non ricordo il gentilizio, è tutto scritto nel mio libro su Quirinale e su Viminale. E questa famiglia ha un'importanza notevole, sono tutti personaggi consolari, diciamo sotto Antonino Pio soprattutto. E quindi c'è questa coincidenza. Però resterebbe una cosa, un'ipotesi. Però, ripeto, lì c'erano varie statue, fra cui la statua del fondatore Pandion. Ora, di Pandion, noi sappiamo da Pausania che esistevano tre statue, tra l'altro proprio di quel periodo, prima metà V secolo a.C., ma non abbiamo conservato nessuna copia, e questa è l'unica frammento di copia che ci è rimasto. Quindi è una cosa rarissima. Il Pandion non è un personaggio particolarmente famoso, voglio dire, è un personaggio del mito greco, ma abbastanza marginale. Infatti, in tutte le ville che hanno restituito centinaia di statue, non so, quelle di Tivoli, Pandion non c'è. C'è qui. Quindi è evidente che tra il proprietario della villa, o della casa, del grande palazzo in realtà, e Pandion c'era un rapporto. Uno non sceglie Pandion così. Ora Pandion è il fondatore di Megara. E a Megara è stata trovata una grande iscrizione votiva a questo Candidus. Perché? Perché era un personaggio chiaramente di origine greca. E adesso non me lo ricordo, ma tanto non cambia nulla. Lui ha preso un nome romano e Candidus è il cognome, che forse è la traduzione di un termine greco. Quindi è un greco che in un periodo, probabilmente in età Giulio Claudia, perché poi ci è voluto un po' di tempo perché arrivassero, che uno straniero, cittadino romano però a un certo punto, diventasse console e poi proconsole di Acaia. Certamente passa qualche generazione, però noi non sappiamo niente dei primi Candidi, insomma. È evidente che lui è stato fatto perché conosceva bene la Grecia, anche probabilmente, dove aveva sicuramente proprietà, è stato fatto proconsole di Acaia, cioè governatore della Grecia, e in quell'occasione è andato a Megara, che fra l'altro era quasi scomparsa come città, quasi non esisteva più nel secondo secolo, e lì gli hanno fatto una grande iscrizione, probabilmente gli abitanti di Megara non c'erano neanche i soldi per fargliela, cioè questa grande statua, forse l'ha pagata proprio lui. Però perché uno così si va a far rappresentare in una grande statua in un posto quasi abbandonato come Megara? Perché era uno originario di Megara. Tanto è vero che si mette a casa a Roma il fondatore di Megara, che è una cosa assolutamente eccezionale, non so se mi sono spiegato. Cioè mi sembra che avendo il cognome di Candidus, l'area Candidi, Pandion che viene dall'area Candidi e l'iscrizione di Megara, abbiamo un personaggio romano originario di Megara che si è messo a casa la statua del fondatore di Megara. Chi altro si poteva mettere una statua di Pandion in casa? Questi sono, è un procedimento indiziario, un paradigma indiziario, direbbe Ginsburg. Cioè sono tanti indizi che messi insieme danno una soluzione che probabilmente è quella giusta, ma che comunque era più probabile. Allora, per rovesciarla, bisognerebbe spiegare perché c'è una statua di Pandion, perché è un signore che si chiama Candidus, perché aveva a che fare con Megara. È una serie di convergenze che mi sembra che spieghino la cosa. Però, non c'è scritto sopra che è la villa di quel Candidus, però è di quel periodo, è di quegli anni, ed è sicuramente un personaggio di altissimo livello, questo non c'è dubbio. Visto che ha questa specie di palazzo monumentale, mi sono spiegato? È un processo indiziario, ecco. Naturalmente sarebbe meglio se ci fosse scritto sopra, ma non capita quasi mai. Poi uno può accettarlo e dire no, non mi convince. Allora, in questi casi però, c'è una regola aurea che tutti dimenticano, in particolare il mondo anglosassone, cioè che naturalmente
tutto va sottoposto a critica rigorosa. Per cui se non ci sono le prove che una cosa è in un certo modo, questo significa che uno deve applicare la epochè, come dicevo, la sospensione del giudizio. Se io non posso dimostrare una cosa neanche in via ipotetica, mi devo astenere da qualsiasi conclusione. L'ipercritica consiste nel invece andare avanti e dire che una cosa che non è dimostrata è falsa. Qui c'è un salto logico enorme. E così funziona. Siccome tu non hai dimostrato che quella è l'area Candidi, non è l'area Candidi. E no, può darsi che non l'abbia dimostrato. In tal caso, finché non trovi una soluzione migliore, stai zitto. E non dici che è sbagliato. Perché ci sono, fra cielo e terra, milioni di cose non dimostrate che sono verissime. Basta andare ai processi. Va bene? Quindi voglio dire, l'ipercritica non è una critica radicale, rigorosa, che è auspicabile, ma è una critica sbagliata. Cioè, c'è un fossato enorme tra ciò che è dimostrato e ciò che è falso, che non è dimostrato e ciò che è falso. Direi che in archeologia il 90% della realtà sta in quel fossato. Abbiamo il poco lume ed il gran cerchio d'ombra, se vogliamo fare una cosa alla vicino Orsini. Bene, cioè sappiamo alcune cose e intorno non sappiamo niente, però non vuol dire che questo che non sappiamo non esista. Non lo sappiamo, ma è diverso. Ecco, non aver capito che fra il non dimostrato e il falso ci passa un'autostrada è l'errore della ipercritica di molti studiosi anglosassoni contemporanei. C'è una bellissima frase di Bredich che metterò in esergo al mio libro che adesso vado a far pubblicare, che è proprio questa cosa che ho detto. Ma è difficilissimo, difficilissimo. Altre domande? Su 1 e 2, via. Allora comincia tu, però vieni qua a parlare al microfono, poi andiamo via che è quasi ora di cena. No, volevo chiedere una cosa a proposito di Minalis, cioè Giove, Jupiter Vivi, Giove Vivi, ti facciamo una bella poltrona slide. Perché Vivi sono delle piante, diciamo, legate all'acqua, probabilmente legato all'acqua, cioè. No, credo che ci fosse un po' d'acqua lì. Oppure ecco, a presenza di acquitrini, probabilmente essere. Fuori dalla porta Viminalis c'erano acquitrini, e quindi quella statua stante tiene, sì. No, tiene un fascio di cose che sono, che altro può essere, probabilmente vimini, che non sono vimini, no, ma sono proprio bacchette, quindi che altro ci potevano mettere sul Viminale? Quindi, cioè, quindi è legato, diciamo, a una realtà, appunto, con presenza di acquitrini che c'era. È legato a una realtà probabilmente molto antica, che forse non esisteva più, però c'era un santuario con un altare di Giove Vimino, e questo ha dato il nome al Viminale. E questo è sicuramente non è un bosco naturale, o forse all'origine lo era pure, però è diventato un lucus, un santuario, in cui il Vimine era l'albero di Giove. Di quel giovane lì. Scusi, ce l'ha lei. Allora, l'ultima domanda, che poi andiamo veramente. Poi andiamo a cena. Ai lati di quelle liste di Roma ci sono le spinte sopra le morine. Dove? Sulle liste di Roma qui della villa. Ah, sì. Sono spinte. Ci sono, sì. Ce l'hai qui? Dunque, qui ci abbiamo un pezzetto. Un pezzetto, posso, sì. Uscire da questo? Sì, ma... Certo. Ci sono le sfingi, certo. Beh, voglio dire, le sfingi hanno un significato preciso. È una bella divisa, è una divisa. Cioè, certamente, sfinge più amorino è come una sciarada. Non so se mi spiego. È proprio la sciarada. Cioè, delle rappresentazioni figurate che, messe in un certo ordine, costruiscono una frase. Il principio è quello lì, si chiamano divise e sono motti complicatissimi, per cui qui chi volesse spiegare quella cosa dovrebbe vedere che il rapporto c'è tra una sfinge e un erote.
Io così però attenzione, se vi andate a vedere tutta la letteratura un po' di questo tipo, fra cui Alciato, probabilmente trovate centinaia e centinaia di sciarade, di divise di questo tipo. Non è affatto escluso che trovate una bella sfinge con un bel amorino, e sotto vi spiega perché, perché lui vi dà la spiegazione. Quindi ci vorrebbe una bella ricerca in biblioteca. Amor Roma, certo, è possibile, giusto? Vabbè, bene, e poi su questo, benissimo. Bene, allora c'è da...